criminale. Questo orienta la formazione degli operanti e soprattutto orienta anche gli strumenti normativi e tecnici che vengono messi a disposizione di chi opera. L'evento sportivo ha una caratteristica che scardina i principi del TULPS dal punto di vista operativo, ovviamente, non giuridico, e cioè quella della totale apertura. L'evento sportivo internazionale per sua natura è un evento aperto, è aperto in termini di afflusso e circolazione di persone, è aperto in termini di necessità, perché come abbiamo visto, le necessità in altri contesti, se il prefetto dice che le cose si fanno in un modo, si fanno in quel modo e basta, non ce n'è per nessuno. In questo caso invece abbiamo un'entità che ha il potere di fatto, no, non di diritto, ma di potere si tratta, di condizionare le scelte operative del prefetto che invece non dovrebbe essere soggetto a questo tipo di limitazioni. Allora, il punto qual è? È chiaro che una volta che il contratto con la città o con il paese è stato sottoscritto c'è poco da fare. Sarebbe importante, adesso confesso la mia ignoranza in questo, non so se i contratti prevedano anche il capitolo sicurezza da questo punto di vista. No, il documento di candidatura contiene capitolo sicurezza. Nel contratto c'è la raccomandazione firmata dal governo sulla sicurezza. Però non vengono disciplinati tra virgolette, i poteri del CIO rispetto alla possibilità di condizionare le scelte in materia di sicurezza. Quindi No, CIO non assolutamente. il CIO mantiene questa sua autonomia totale Ecco, questo personalmente, così riflettendo a voce alta, lo ritengo un tema da rimettere in discussione, perché con il cambiamento degli scenari è vero che, come diceva il generale, adesso basta che un matto prenda una macchina e se ne vada in giro per fare danni, non ha bisogno necessariamente del grande evento per avere la vetrina. Rimane però il fatto che in una moltiplicazione delle minacce, in una maggiore facilità di accesso agli strumenti per commettere azioni criminali o di tipo terroristico, una concezione dell'ordine pubblico che veda nell'attribuzione a un soggetto estraneo all'ordinamento una facoltà limitante di queste prerogative, mi sembra un punto da rimettere in discussione. Ripeto, lo dico come spunto di riflessione, e come suggestione raccolta dagli interventi, perché non era quello il punto a cui volevo arrivare nell'ambito del mio intervento, ma rimane il fatto che ritengo che questo tema sia particolarmente centrale, soprattutto perché se guardate le tecniche di propaganda di Daesh, fanno un fortissimo uso dei mezzi di comunicazione, pubblicano una loro rivista, hanno una specie di house organ interno, ogni tanto mandano in giro in modo più o meno direttamente riferibile a loro stessi delle immagini con minacce, ogni tanto c'è San Pietro di sfondo, o situazioni di questo genere. E quindi la capacità di gestire la minaccia anche nel senso tecnico della parola, cioè sto per arrivare, poi non so se arriverò o meno, però il solo fatto di annunciare l'azione già potrebbe o dovrebbe generare una qualche forma di reazione, implica che il paradigma della prevenzione, che normalmente consideriamo come operativo in termini TULPS, debba essere per forza rivisto accentuando le componenti informative, perché dal punto di vista della prossimità della gestione dell'incidente, credo, da quello che ho potuto capire, ci sia poco da inventarsi, cioè un apparato di pubblica sicurezza ben rodato e già in grado di fare fronte fatto salvo sempre l'errore umano, è sicuramente in grado di fare fronte sostanzialmente a qualsiasi tipo di minaccia, inclusa anche il nucleare, batteriologico e chimico, perché anche di questo ci si occupa durante l'organizzazione di eventi del genere. Dove probabilmente c'è meno attenzione è nella capacità di individuare i precursori di azioni potenzialmente delittuose o mortali tramite i canali di comunicazione che sempre di più diventano elemento
di veicolazione della propaganda. In questo senso, ripeto, riaggancio alla presentazione di Carlo Risma. Che dire per concludere e per non abusare ulteriormente della vostra pazienza? Sicuramente siamo in una situazione nella quale la pubblica sicurezza non è più una monade, ma deve necessariamente interagire con altre forme e con altre strutture di controllo della sicurezza dello Stato e dell'incolumità dei cittadini, e quindi è necessario certamente creare anche delle figure di raccordo fra il tradizionale operatore di polizia e invece il manager che deve occuparsi di questi argomenti, perché non è pensabile che la gestione, soprattutto in fase preventiva e organizzativa, venga posta in essere senza una progettazione iniziale. E per progettare c'è bisogno di un manager che abbia competenze di tipo tecnico, ma soprattutto anche competenze di tipo giuridico, perché relazionarsi appunto con le forze di polizia richiede conoscenza e comprensione dei meccanismi della pubblica sicurezza, che in assenza dei quali diventa estremamente complicato poi poter fornire un contributo. Io non andrei oltre queste suggestioni rapide, perché in realtà il grosso delle informazioni le avete ricevute dai precedenti relatori. Ricordo agli studiosi di diritto pubblico di approfondire questo tema, così poco gettonato ma importante, del rapporto fra questo ordinamento autonominato, che va sotto il nome di ordinamento sportivo, e invece l'ordinamento istituzionale e i relativi poteri nel campo specifico dell'ordine pubblico, che è un tema sul quale si è scritto poco, devo dire, e spero, insomma, che questa mancanza venga colmata anche con grazie all'organizzazione di questi eventi. Vi ringrazio per la pazienza e per la disponibilità. Grazie. Allora, verifichiamo anche in questo caso Vi dispenso dalle domande, se non ne se avete ci proprio. sono, se ci sono domande, eccetera. Dopodiché penso che possiamo Sì. arrivare a una conclusione. Io volevo solo sapere qualcosa di più su queste figure di raccordo necessarie per organizzare il servizio di sicurezza, cioè figure di raccordo tra polizia e altri enti e sulle loro competenze. Se Sì, possiamo approfondire un attimo diciamo che questo c'è tema. la figura del manager della sicurezza è una figura che in ambito aziendale normalmente è affidata o all'ambito della sicurezza fisica, quindi controllo accessi, controspionaggio industriale, oppure all'ambito della sicurezza informatica, ma si tratta sempre e comunque di figure che hanno dei ruoli, per quanto di alto livello, comunque operativi, cioè non intervengono nella progettazione della gestione della sicurezza. Nel caso dell'organizzazione degli eventi, che a questo punto possono essere anche concerti piuttosto che altre situazioni di questo genere, la figura professionalizzante è quella di un manager che, oltre ad avere competenze di direzione aziendale, di project management, quindi temi classici dell'economia, abbia anche una conoscenza dei fenomeni criminali, del loro modus operandi e soprattutto del modo in cui funzionano le forze di polizia. Questo perché? Perché quando poi si parla fra tecnici, determinati concetti vengono trasmessi in modo chiaro e vengono percepiti in modo corretto. Quando determinate scelte organizzative vengono veicolate nei confronti di chi le deve applicare, e che non ha però quella adeguata formazione, è lì che poi si crea l'incomprensione che porta alla vulnerabilità che viene sfruttata. Do un dato così di semplice esperienza. Ho fatto il fotoreporter ai giochi del Mediterraneo sulla spiaggia. Apparentemente c'era un apparato di sicurezza sufficientemente robusto, c'era la Digos che girava, ma il controllo accessi era affidato ad agenzie di vigilanza privata.
le quali agenzie di vigilanza privata facevano, trattavano la gestione dei vari siti dove si svolgevano le competizioni come se stessero facendo i buttafuori in discoteca. Quindi se sei nella lista, se non sei nella lista, o comunque delle situazioni tutto sommato non particolarmente rigorose dal punto da questo punto di vista. Morale, sono diventato amico di un paio di questi, facendomi vedere di continuo. Potevo girare dappertutto senza che controllassero che cosa avevo nello zaino, se gli obiettivi oppure qualsiasi altra cosa, e avrei potuto tranquillamente lasciare cariche esplosive o compiere altre azioni senza che nessuno si sia minimamente posto il problema di chiedermi che cosa stessi facendo e perché fossi in un'area non autorizzata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il soggetto privato che a livello dirigenziale ha ricevuto le indicazioni da chi gestiva la sicurezza non le ha percepite nella loro serietà e soprattutto non ha evidentemente saputo chiedere alla componente di polizia pura come organizzarsi. Ora, un soggetto che abbia queste capacità manageriali nella gestione dei profili di sicurezza avrebbe avuto un approccio totalmente differente nel gestire la componente privata della sicurezza intesa anche come incolumità, perché non c'è solo un tema di sicurezza. Prego. Posso aggiungere? Una cosa importante e su quale sarebbe da parlare per ore è la valutazione del rischio. E qual è il rischio accettabile per un evento? Non si può pianificare o organizzare una sicurezza senza sapere qual è il rischio accettabile, senza fare una vera e propria valutazione del rischio. Io raccontavo di Atlanta, ripeto quella questione di cui ad Atlanta la sicurezza privata gestiva i metal detector per entrare. Siccome all'interno del Parco Olimpico c'erano gli sponsor volevano avere gli spettatori. Per cui il Comitato Olimpico disse alla sua vigilanza privata che gestiva il metal detector di abbassare i livelli del metal detector. Per cui il Rudolf riuscì ad entrare con la bomba all'interno della cosa. Rischio accettabile? Da allora in poi il comitato organizzatore non ha più avuto la gestione dei metal detector. Per cui uno degli elementi è sulla valutazione del rischio, ci sono degli studi, ci sono dei grafici, c'è un modo di farlo, eccetera, eccetera, che c'è tutto uno studio dietro. Cioè è management allo stato puro, cioè non è a dire ho fatto il militare e quindi so come si fa. Ho fatto il militare, ma devo fare anche tutta una serie, devo avere anche una serie di competenze collaterali che devono essere messe a sistema, perché altrimenti non. Benissimo. Ci sono altre domande? No, sugli sopravvissuti. Vabbè, no. Allora, il tema è stato interessante, le relazioni tutte di alto profilo, di alto livello. Io penso che abbiamo passato una mattinata utile per approfondire un tema interessante e poi attuale nella società di oggi. Quindi ringrazio il professor Monti che si è dato da fare per l'organizzazione di questo interessante convegno. E grazie a voi. Grazie a tutti i presenti. Bene.